mezzo a una selva di gambe a mettere dentro il difensore centrale Zelmikas. Disattenzione e mancanza di concentrazione, ma era il problema che poteva capitare in questa partita per il risultato dell'andata. Ecco, col tempo la Sampdoria con più... stato Fornaroli a colpire di testa. Intanto rivediamo il calcio d'angolo lungo da parte di Ziegler, e si è infilato sul colpo di testa di Gastaldello iniziale, si è infilato in tuffo, evidentemente ha toccato anche Fornaroli. Rivediamo il colpo di testa sul quale si infila, molto bravo Fornaroli. E il Tuna, attenzione da quest'altra parte, Ledesma, la parata di Castellazzi in due tempi, occasione per tornare in vantaggio per il Kaunas dopo il pareggio. 12 e 42 secondi e la Samp ribalta il risultato. Emiliano Bonazzoli, autore di una doppietta anche all'andata. Sì, gran gol, ma come ho detto prima, stavo parlando di cercare di attaccare gli altri perché sono giocatori mediocri, quelli del Kaunas, si costringe allo sbaglio. Hanno fatto questo, pressione sull'esterno, passaggio in orizzontale, ha rubato palla e si è inserito e ha fatto gol. E quello che deve fare la Sampdoria dall'inizio, doveva farlo, l'ha fatto adesso, bene, deve continuare così. Fa fuori praticamente Zelmikas, l'autore del primo gol del Kaunas. Bonazzoli poi con il destro va a piazzare sul palo lontano dove Kurskis non può arrivare. Dunque la Samp che ribalta il risultato, prima Fornaroli, poi Bonazzoli, e fa 2-1.